Allora, va bene, io direi che però possiamo fare i bullettini del giorno. Tanto abbiamo free multi, abbiamo i ticket, abbiamo tutto. Allora, intanto facciamoci la nostra multigiornaliera e vediamo. Ok. Non c'è nulla qua, skippiamo. Ah, un LD di Squall. Vabbè, non me ne faccio nulla. Allora, free ticket lo buttiamo ovviamente da Faris. BT? No. Sarebbe stato figo. Va bene, free multi da Gilga. Anche se io Gilga ce l'ho verde, ce l'ho completo, quindi se mi esce la FR bene, se non me ne esce gli do botte. Tanto l'FR di Gilgamesh ovviamente l'andrò a maxare perché io Gilgamesh l'ho fatto verde ai tempi. Me ne sono pentito da un lato, però l'ho fatto verde, quindi ormai avendolo completo almeno la FR la vorrei, sinceramente. Faris invece non c'ho nulla, forse. Non mi ricordo se c'ho la FR di Faris. Non mi ricordo se possiedo la FR di Faris. Credo di sì. Credo di sì, ma non ne sono convinto. Credo di sì, ma non ne sono convinto. Per cui bisognerà vedere. Dal 50 più 1 trovo di nuovo la BT di Reno. No, io. Oddio. BT. Non so se c'è qualche BT che vorrei trovare effettivamente. Forse di. Ah, la BT di Artemisia in realtà. Mi piacerebbe trovare la BT di Artemisia a sto punto dal 50 più 1. Mi piacerebbe tanto trovare la BT di Artemisia, visto che comunque ce l'ho completa, ho preso anche la FR. Sinceramente. Sì. Sinceramente mi piacerebbe trovare la BT di Artemisia. Sì, mi piacerebbe proprio. Dai, su. Madonna, ste multi tristi proprio. Madonna mia, monooro. No, non vedevo una multi con un monooro da boh. Persino con i ticket vedo più armi insieme. Proprio incredibile. Io token non so neanche come sono combinato, sinceramente. Non. No, ma non ce li ho i token ancora. Troppo presto per i token. Madonna mia, sto banner completamente. Completamente ostile nei miei confronti. Vabbè, qualche ticket lo lancio sicuro. Anche perché tanto ora arriva Gladio che mi rifulla i ticket, quindi qualche ticket lo butto per forza. In speranza di trovare Gilgamesh. Almeno Gilgamesh lo dobbiamo trovare. Faris. Ok. Boh. I ticket viola e la multisummon è andata una merda, letteralmente una merda. Però abbiamo qualche ticket, quindi direi di sfruttarlo. Vediamo se i ticket mi portano bene. Gladio, in base a come lo fanno, potrebbe risultare interessante. È che io ho tanti tank, ho Oron, ho Rubicante, ho Zac. Cioè, io praticamente ce li ho tutti verdi questi. Questi ce li ho tutti verdi. Ce li ho tutti verdi. Quindi non lo so, sono molto indeciso. È vero che Gladio comunque è il counter. Poi vabbè, di tank ancora secondo me c'è anche Galuf che. Galuf sarà interessante appena tornerà come Dio comanda. Galuf potrebbe dare belle soddisfazioni. Niente, qui abbiamo un Nine skippato malissimo.
è proprio qua, proprio tutto argento. Noi andiamo ancora di qualche ticket, li possiamo buttare tranquillamente perché tanto siamo a posto. Ciao Sherpino. Qua possiamo tranquillamente gestire il tutto. Madonna, mi sta riempiendo di LD di Faris. Guarda, a me non mi interessa la BT, io voglio la FR di Gilgamesh. Mi devi dare la FR di Gilgamesh. Se mi dai la FR di Gilgamesh, io sono contento. Veramente, giuro, sono contento. Giustamente, prima mi hai dato la LD, ora mi dai ovviamente la FR, mi sembra. E c'è la X, giustamente. Mi dai anche la 35. Neanche la orb viola. Va bene. Io ho paura che da un momento all'altro mi dica di svuotare l'inventario. E questa è la mia paura più grossa. Ticket non ne ho problemi, li posso buttare, gioco. In quanto mi fai buttare i ticket, io... Anche fino a 600 ticket ci posso arrivare. Tanto ne prendiamo altri 400 dalla summon, per cui, sti cazzi. No, sto cercando la FR di Gilgamesh in teoria. Se dovesse uscire la BT di Faris, ben venga, però in realtà l'obiettivo qui è più Gilgamesh, perché ce l'ho verde. Ah! Ecco. E se prima non avevo la FR di Faris, ora ce l'ho, sicuro. Quindi va bene, e la FR di Faris l'abbiamo presa. Ok, avanti, abbiamo fatto questo sacrificio. Ora, per favore, mi dai la FR di Gilgamesh? Che quella mi serve? Così, chiedo. Chiedo. A me, ma mi basta la FR di Gilgamesh, dopodiché io sono tranquillo. Chiudo il banner. Faris, va bene tutto. Bellina, cucciolina, skin incredibile. Ecco, lo sapevo. Però sì, è ancora pieno di roba. Ma qua è un problema però, sta FR di Gilgamesh non vuole uscire. E io che mi voglio tenere le gemme perché voglio provare ad arrivare al milione di gemme. Non ci sono mai arrivato a un milione di gemme nel JP. Cioè questa sarebbe per me la prima volta che riesco a toccare il milione di gemme e posso andare anch'io a dire in giro, ma io ho un milione di gemme. Posso flexare come la gente sui vari server, sui gruppi Facebook o Telegram, quello che è. Ma io ho un milione di gemme, ho 2 milioni di gemme. Posso farlo anch'io finalmente. Però a quanto pare ancora no, perché sono... Dai, metodo giappino. Madonna, quando è così, ora mi esce la BT di Faris, ma non mi esce la FR di Gilgamesh, sicuro. Sicuro. Ora mi esce la BT di Faris, ma non la FR di Gilgamesh. Ah! Ho visto il connecting. È qui la FR di Gilgamesh. Potrebbe essere anche la BT di Faris, tra l'altro. Cioè, se mi uscisse FR di Gilgamesh e BT di Faris, si vola. Quasi vola proprio. Livelli altissimi. E quando arriverò al milione uscirà Genesis, così le posso spendere tutte. Le posso lasciare tranquillamente. Va benissimo così. Va benissimo così. Gilgamesh c'è. Quanti ticket mi mancano? Ok, dai, buttiamoli questi ormai per la scienza, vai. Vediamo se magari mi capita come l'altra volta che mi è uscita una BT a caso.
così mi fermo a 600. Oh, attenzione, mi fermo a 600, così più 400 della summon, sono 1000 praticamente, e ho ricappato i ticket e siamo a posto, non c'è più problema. Ah, preferirei una copia di Gilgamesh in realtà. Ah, va bene, va benissimo. Boh, chiudiamo a 600. Vai, skip BT. No, niente, va bene. Ok, dopo torniamo per fare la 50+1. Va bene. Allora, buttiamo questi altri 20 ticket giusto per la scienza. Vediamo se magari abbiamo una BT che mi esce a caso. Skip BT. No, niente. Va bene. E a sto punto andiamoci a fare la nostra 50+1. Allora, abbiamo detto che in teoria una delle BT che mi piacerebbe avere è o Eris o Artemisia, per una questione di completezza, perché comunque ho il kit completo eccetera, ma Eris penso che sia la BT migliore che mi possa uscire. Allora, mi è già successo una volta con Iris che io ho detto di volere una BT e il gioco mi ha ascoltato, quindi ci riproviamo. Mi fai il favore di darmi la BT di Eris? Per favore, gioco. Per favore. Anche più di una BT comunque, eh? Cioè, mi puoi dare anche più di una BT. Anche più di una BT. Preferirei Eris, però anche Cor, Beatrix, comunque questi personaggi che ho completi me la potrei accollare. Allora, intanto vediamo quante BT abbiamo. 2 BT intanto, 2 BT. 2 BT. 2 BT. E va benissimo. La FR è una Sera, che già ce l'ho. Sera già ce l'ho, però va bene. BT invece non la voglio guardare. La guardate voi. La guardate voi, io non la guardo. Posso cliccare, penso, vero? Sì. Ok, ora se non sbaglio devo cliccare per la seconda tranche. Ok, qua c'è la BT? No, ok, andiamo avanti. Vediamo se mi esce anche la LD di Lyle, che non mi è mai uscita la LD di Lyle. Potrebbe essere interessante la LD di Lyle? No, niente. Ecco, già che culo, non ci credo che state scrivendo che culo, non ci credo. Mi state prendendo, mi state trollando. Niente, la LD di Lyle è zero proprio. Ok, e qui c'è l'ultima BT. Quindi va bene, vediamo qua cosa c'è. Ok, no. Anzi, questa la guardiamo, dai. Mi mancava. Quindi va bene. E adesso dobbiamo vedere chi abbiamo trovato. Oh, lei va benissimo. Lei va benissimo, che mi mancava. Quindi GG. Mog, che già ce l'avevo. Va bene. Potevo fare minchia il coso, lo screen, quello delle 50 armi, che lo facevo come copertina. Anzi no, in realtà no, meglio di nuovo così. Meglio. So cosa fare come copertina. Va bene, niente, ci abbiamo provato. Però oddio, una che mi mancava c'era, quindi GG.